Buondì! Esattamente, questo sono io che dormo e siccome mi piacerebbe farmi conoscere di più nel dettaglio, ho deciso di portarvi in una mia giornata tipo settimanale. Da sempre ho avuto la passione di fare tante cose e questo mi ha sempre comportato a incastrarle in maniera maniacale e oggi voglio parlarvene nonostante sia sempre stato dubbioso se fare questo video. Diciamo che la mia giornata tipo parte alle 7:40, cioè in teoria la prima sveglia suona quell'ora. Ovviamente come ogni mattina la prima sveglia la perdo. Fortunatamente ho la seconda alle 7:50 che prontamente spengo. Dopo 10 minuti alle 8 in punto suona l'ultima sveglia. Mi sveglio, mi stiracchio e saluto il mondo con grande gioia e entusiasmo. Buongiorno mondo! No, scherzo, di solito impreco e mi lamento. E ho l'abitudine di alzarmi di scatto e iniziare a correre. La mia mattina è fatta di step, siccome voglio dormire il più possibile e ottimizzo i tempi finché posso. Dalle 8 alle 8:10 mi sveglio, prendo i primi vestiti che trovo in giro senza badare troppo all'abbinamento. Tanto sempre gli stessi vestiti, mi lavo la faccia e faccio la pipì. Tutto entro lo scadere della sveglia impostata alle 8:10. Subito dopo passo a far colazione dalle 8:10 alle 8:15, rigorosamente in piedi. Da quando ho 0 anni faccio sempre colazione con il caffè latte e da mangiare quello che trovo o niente. Dalle 8:15 alle 8:19 mi lavo i denti, mi rilavo la faccia e corro in garage a tirar fuori la bicicletta e partire per andare al lavoro. Alle 8:20 in punto. Mi può succedere di essere qualche minuto in ritardo e quindi sono costretto a lavarmi i denti in bici. Per andare a lavorare ci impiego una decina di minuti. Utilizzo la bici tutto l'anno. Inverno, estate, autunno. Arrivo al lavoro e timbro alle 8:30. Ovviamente questo non è il mio posto di lavoro, ma per motivi di privacy non ho potuto fare dei video in azienda. Quindi fate finta che io sia in un ufficio. Usate l'immaginazione. Pensa a te, i pesci bevono, il sale in eccesso che filtrano lo espellono tramite l'urina dalle branchie. Quindi sono due cose che non sapevo. Interessante sapere che pesci hanno le branchie. Alle 13:05 timbro per uscire e torno a casa per pranzo. Arrivo sempre alle 13:15. Se mia sorella mangio con lei e di solito cosa da preparare. Oppure, quando non c'è, mi tocca preparare da mangiare da solo. O mangio quello che avanza i giorni prima. Ovviamente mangio sempre di fretta. Alle 13:40 mi chiudo in camera e leggo isolato dai rumori del suono. Mi chiudo un po' come un nerdino nella sua tana, in poche parole. Leggo dalle 13:40 alle 14:15 in pausa pranzo e a colazione non guardo mai il telefono. Appena mi suona la sveglia delle 14:15 mollo tutto lì. Chiudo il libro, chiudo gli occhi per 5 minuti esatti. Mi rilasso completamente e concentro tutto il riposo in quei pochi minuti. Fino a che non suono la sveglia delle 14:20 per tornare in sella e andare a timbrare alle 14:30. Gli orsi polari non bevono, e i pesci sì. Loro sono più inquietanti, ma ovviamente hanno bisogno di idratarsi come tutti gli esseri viventi e per farlo il loro organismo filtra i lipidi necessari dal sangue delle loro prede. Strano il mondo. Basta, sono 6. Finisco di lavorare alle 18:05, ritorno in sella al mio bolide e passo dal nonno dove prontamente ha sempre qualche lavoro da farmi fare senza neanche farmi appoggiare lo zaino o cambiarmi. C'era qualcosa da spostare che ci vuole della forza. Andiamo a vedere. Cosa c'è da fare? Portare fuori queste ruote. Ai Dio. Davide, Davide. Nonno. Sei io prima che cominciarle. Dai, su. C'è? Prendi queste cassette e le poggi su quelle tavole. Perché non mi posso mai cambiare? Penso. Io voglio le mie delle. Do l'acqua alle piante! Ciao nonnino, ho fatto tutto. Ci vediamo domani. Sto lì sempre un'oretta abbondante. Alle 19:30 arrivo finalmente a casa, dove ultimamente ho avviato una sfida perché mi impone di fare una mezz'ora di attività fisica ogni singolo giorno. Di solito corro oppure faccio qualche circuito corpo libero. L'ho dovuto fare perché in questi ultimi anni ho ignorato completamente l'attività fisica. Quindi per mezz'ora faccio sport. Entro in casa alle ore 20. In mezz'ora di relax mi faccio la doccia, mi faccio la barba se ne ho bisogno, mi asciugo, mi metto la crema. Alle 20:30 aiuto mia madre ad apparecchiare e preparare la cena. No, ok, forse a preparare no. Però parecchio. Sono a casa da solo. Fiesta! Finita la cena alle 21:20, sparecchio e si mette a posto in cucina.
Ovviamente torno in camera. Qui inizia la parte più noiosa della giornata. Studio. Sì, in effetti fa ridere, però purtroppo studio. Per chi non lo sapesse, faccio un corso online, un master che ancora durerà ancora qualche mesetto. Studio di un'oretta più o meno, e fino alle 22:30. Anche perché ho una concentrazione di più o meno 0,3 secondi. Finito di studiare, mi prendo 30 minuti per leggere, in cui stacco un po' gli occhi dallo schermo. E 30 minuti contemplo l'immenso e cazzeggio un po'. Fino alle ore 23:30. Finita questa bellissima pausa, lavoro 2-3 ore sui miei video, che purtroppo è una delle ultime cose che faccio, e quindi arrivo sempre molto stanco e sono lento a montare video, quindi spesso mi dilungo un po'. Mi piace quello che faccio e le energie le trovo sempre. Ovviamente lavoro sui miei video con una bella tazza di cereali, senza quella non vado. Di solito, arrivata l'una o le due, mi butto su altre cose. Finito il montaggio video, di solito organizzo la giornata del giorno dopo, sistemo le cose che ho lasciato in sospeso in giornata, lavoro su progetti futuri. Purtroppo anche qua ci posso dedicare solo un paio d'ore, anche perché le mie energie si esauriscono e mediamente vado a nanna verso le 3 o le 4. Benissimo, sono contento di avervi portato in una My Daily Routine. Spero di averlo pronunciato correttamente. Spero vi sia piaciuta, anche perché se non vi è piaciuta non posso farci nulla, questa è la mia vita. E grazie per l'attenzione. Basta, taci, finita, lasciami dormire. Mamma mia. Buonanotte. Cazzo, i denti.